Dai sogni del trionfo europeo ad un tonfo che fa malissimo, roboante nel 4-0, giusto per i valori espressi in campo. La Spagna alza la coppa al cielo tra le lacrime degli azzurri e quelle di milioni di italiani che speravano in un esito diverso, ripetendo la magica estate del 1968, unico europeo vinto ai tempi di Valcareggi CT, Rivera e Mazzola in campo. 44 anni fa fu la Jugoslavia a rimediare un netto 2-0. A Roma Giacinto Facchetti guardò il cielo colorato d'azzurro con la coppa tra le mani. Stavolta è l'Italia a risvegliarsi col mal di testa. Dopo aver affollato piazze, goduto dell'eliminazione di Inghilterra e Germania, nell'illusione di domare anche le furie rosse che di vincere a quanto pare non sono mai sazie. In tutto Abruzzo i maxi schermi sono stati abbandonati tra le lacrime di Balotelli e Bonucci, lo sguardo mortificato di Prandelli, quello tutto d'un pezzo di Monti in tribuna, che altro evidentemente a cui pensare. Questo il giorno dopo. È la colpa perché si erano montati la testa, ho paura. Balotelli non ha fatto vedere il gladiatore stavolta. La gente dà la colpa alla stanchezza, forse. Alla stanchezza e alla presenza di Monti. Perché? Come dice Libero, giustamente. Che dice Libero? Me lo fa vedere? Sì. Eccolo. Ah, ho capito, Monti, che porta sfiga. È piaciuta l'Italia? Certo, no. Più la Spagna è piaciuta, eh? Spagna, ma no, Italia. L'Italia, va bene. Da dove venite? Russia. Mal di testa perché ti prendono pure in giro, se andiamo a vedere. Che poteva essere più impegnativo. Ma dato che gli italiani sono fatti così, e allora pazienza. La prende con un sorriso. Certo. La partita, non ci sono già dormito più niente, perché guarda, solitamente io lo sport lo seguo. Tutto ciò che mi è mancato, però le tradizioni me lo guardo sempre, guarda, mi ha fatto male. Te palche e parchette a vedere tutte le italiane, però non ci siete niente. No, non commento perché lì evidentemente i giocatori erano stanchi. E lei? Per me è stata una bella partita, però la Spagna è stata molto superiore all'italiana. Lei? Io non commento. È superiore la Spagna. È superiore. Non si è vista l'Italia ieri, non ha giocato neanche. Cioè, proprio zero. Alla fine hai preso Aulin? No, è preso un bel moment per il mal di testa. Troppo forte, insomma, la Spagna che c'entra il triplete. All'Italia rimane quanto di bello fatto vedere prima della finale, in un innamoramento collettivo di un emozionante scorcio d'estate. Le valigie azzurre tornano in Italia piene di amarezza, ma anche di orgoglio. L'Italia e gli italiani ora hanno altro a cui pensare e del resto aver sfiorato il tetto d'Europa non è costato nemmeno un euro. Una rarità di questi tempi.